Ciao, come state? Ciao. Ciao, bene, bene, bene. Grande. Come vi chiamate? Slow Jam, SLWJM. Da dove venite? Allora, base Asti, però siamo Asti. Più o meno tutti di città diverse. Io per esempio vengo da Alessandria, ma vivo a Torino. Noi due siamo di Asti. Siamo di Asti. E io di Milano. La Bat Caverna è a Montemarzo comunque. Metropoli vicino ad Asti. Che musica fate? Questa è una gran bella domanda. Allora, diciamo che le influenze principali sono R&B, Future Soul... Black music in generale, sì, no, è sempre lo stesso problema che abbiamo, perché ci sono veramente tante influenze, però diciamo che... C'è del metal, c'è dell'elettronica, della classica, c'è un po' di roba, c'è un miscuglio di... un crossover. Quali sono i vostri riferimenti musicali per questo progetto? Hiatus Coyote. Hiatus Coyote. Sì, Robert Glasper. Robert Glasper. Personalmente ti direi Richard Bona. Sì. Poi anche italiani in realtà. Kendrick Lamar. Italiani. Beh, Mac Miller comunque anche non italiano, sì. Però che l'avevamo già detto. Sì. Mac Miller. Io ti direi in questo momento come influenze. I post di Instagram. Bello, onesto. Secondo voi la città in cui siete cresciuti influenza anche la musica che fate? Relativamente. Beh, un po'. Sicuramente come ascolti. Sì. Cioè, come sì. Ascolti, non so, grandi artisti di Alessandria. Pieno però, così. Sì. No, ma al di là di quello, cioè, te, il posto dove si nasce è ovviamente qualcosa. Sì, no, sì, chiaro. Cioè, io sono nato ad esempio in periferia, quindi ho preso tantissimo dalla cultura popolare delle case popolari, come oppure ho preso anche quello che era la fascia alternativa, quindi tutto il mondo dell'artistico, tutto quello che c'era dietro, quindi magari ho preso l'emo, ho preso un po' di metal, ho preso un po' di rock, però sostanzialmente sì, ho preso dalle popolari. Ti direi che la città ha influito, sì. Beh, fusion, jazz... Quello è stata la mia famiglia, però. Ok, infatti, più che la città. Sì, beh, non più compagnie. Più che la città. Hai ragione. Come vi siete formati? Paolo e Lorenzo si conoscono dalle medie, che erano compagni di scuola. Io eravamo allievi del papà di Leonardo. Di Leonardo. Ah, io questa cosa non la sapevo, interessante. E quindi... Per vie traverse conoscevano anche Leonardo, io e Paolo ci siamo conosciuti più o meno quando avevamo 13-14 anni e abbiamo iniziato a suonare già assieme all'epoca e poi abbiamo iniziato il progetto io e lui, cercavamo un pianista molto bravo e quindi ha chiamato Marco l'Angella. E poi l'hanno chiamato anche me, però, esatto. Solo perché mi sono proposto io, quindi non cercavano me fondamentalmente. Bugia. No, avevamo un'altra band con quest'altro tasterista, poi a iniziare il progetto Slow Jam, quello dall'inizio abbiamo iniziato con Lorenzo e subito dopo con poi Leo. Ti abbiamo chiamato con Leo. Tu forse, no? Non abbiamo provati, no, sì, cioè sì, noi siamo andati... Mi avete detto Leo, vogliamo Leo. No, sì. Forse no, prima c'era Luca. No, Luca c'era con Marco, no. Era il progetto che avevamo con Marco. Comunque secondo me a loro non interessa molto. Abbiamo iniziato a suonare come Slow Jam con questa formazione da lì. Quando però? Non ci siamo più. 2017, sì. Slow Jam, cosa... Perché è arrivato a questo nome? Slow Jam significa marmellata lenta ed è un termine che... è stato coniato, diciamo, nella cultura pop afroamericana, nei locali dove si suonava musica black e quando si lanciava la slow jam era la ballata lenta. E niente, noi abbiamo questo flow un po' rallentato e allora ci siamo chiamati slow jam. E il fatto è che ci siamo evoluti, quindi... Beh, però poi jam comunque c'entra sempre. Jam, sì, molto interplay, molta improvvisazione. Sì, esatto, una sorta di interazione tra musicisti che si trovano appunto a suonare senza prestabilire delle forme.
alla musica? Io personalmente, appunto, sia io che Leo insegniamo, quindi siamo particolarmente sempre immersi musica. Nella musica, ascoltarla per rilassarmi, nel senso che ascolto dischi, ma cerco, siamo tutti quanti sicuri, cioè sono sicuro che tutti quanti ascoltiamo un disco non per rilassarci, ma per ascoltarlo, per ascoltarlo. Cioè, sì, diamo una bella importanza alla musica, cioè facciamo quello da sempre, quindi... Quindi con la musica voi vi mantenete? Sì, sì. Decisamente. Cosa fate? Sì, non tutti, sì, io parlavo personalmente. Sì, 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 però... non tutti, diciamo, io ho fasi alterne, c'è stato un periodo, adesso no. Ma avete anche altri progetti paralleli a questo? Come band capita di suonare, sì. Però progetti stabili almeno. Per me, io l'unico progetto stabile che ho è questo. Sì, a me capita di suonare in altri progetti, però più in realtà con artisti singoli, diciamo. Certo. E poi vabbè, tu hai il tuo progetto. Io sì, un quartetto sperimentale, jazz contemporaneo. Con in effetti ho fatto una figuraccia, perché ho appena detto. Tra l'altro, no, l'unico infatti... progetto. In realtà no, suono il suo quartetto. Anch'io ho un progetto Flores Foster Jenkins e contemporaneamente abbiamo un altro progetto che si chiama Olmo, poi c'è un altro progetto correlato insieme a... Ah cavolo, è vero. Io e lui abbiamo... C'è un altro progetto, vero, che sono solista, cioè ci sono più progetti... Ce la cantiamo o ce la suoniamo? Esatto. Fai. Facciamo così. Ci mescoliamo, usciamo, entriamo, ci mischiamo. Insomma. E cosa vi spinge a fare musica? Oh... Una difficile tosta. E per quanto mi riguarda, cioè oltre che essere la cosa che mi diverte di più, cioè è impulsivo, nel senso sì. È da quando sono non veramente piccolo che mi piace, cioè non mi ricordo neanche, non ho i ricordi delle prime volte che suonavo perché ero veramente piccolo, quindi non ti saprei dire sinceramente. No, io è l'unica io cosa che so fare, quindi io non saprei cosa davvero che fare. Non so perché lo faccio. È un'urgenza. Sì, sì, un bisogno, non so, diciamo. Lo faccio. E quindi cos'è per voi la musica? Espressione, prima di tutto, quindi c'è un modo, come tutte le forme d'arte, per comunicare senza parlare o con il proprio corpo, diciamo. Sì. E quello è comunicazione anche tra le persone che può unire, può cioè a me è capitato spesso di conoscere persone prima suonandoci e poi parlandoci direttamente e ogni volta, veramente 99% delle volte, si creava un legame diverso con queste persone rispetto a persone che avevo conosciuto, non so, in un bar o a scuola o non so, in altri contesti sociali, insomma. È come... Ti direi quasi respirare, cioè, mi immaginassi sordo, mi immaginassi con delle disabilità talmente forti che non mi potessero più far suonare, non lo so, cioè, non me la immaginerei neanche la mia vita, cioè senza musica, per me non sarebbe possibile, è una roba che c'è stata sempre. L'unica volta che non faccio musica io dormo, quindi insomma, cioè, il resto del giorno faccio quello, quindi non saprei. Cioè, la pensi, la vivi, la sogni, tutto il giorno, sempre. Io non ho idea di cosa sia la musica. No, l'inglese. La risposta migliore. Grande. Voi fate pezzi vostri, giusto? Sì, sì. Come avviene il processo creativo che vi porta a creare le canzoni, i vostri pezzi? Dipende se stiamo parlando dell'ultimo progetto dell'album di Natale o meno. No, dipende, abbiamo fatto bene o male tutti i percorsi possibili per creare un pezzo, da mettersi a tavolino a scrivere un testo e poi metterci della musica dietro, oppure viceversa, scrivere della musica per metterci un testo, fare preproduzione, scritte e poi far suonare le cose, oppure buttarci dei microfoni in una stanza e registrare tutti insieme subito, quindi... È molto alla bisogna, cioè a seconda di quello che ci viene in mente, qual è l'impulso del momento, facciamo
esatto. registriamo e posso, scriviamo. Se posso dire una cosa, onore al merito, spesso e volentieri è Paolo che, da, che è la miccia che fa partire tutto, perché appunto la sogna, la respira, la pensa costantemente, e quindi capita spesso e volentieri che scriva... che scriva cose, ce le proponga e poi magari o le rilavoriamo, se, sono già, se già ci piacciono e ci convincono le lasciamo quasi del tutto come ce le ha presentate, quindi io ci tengo sempre a dirlo quando me lo chiedono, insomma. Ma tutto sfumo nel barocco, che poi cade nel vicino ad ogni piccolo bambino, e manda tutti il proprio dono, e fammi essere più buono, e fammi essere più buono, e fammi essere i vostri testi. Ah, qua tocca a te. Tocca all'autore. I testi in realtà non ci ho mai dato tanto peso. Io vivo principalmente la musica e il mezzo vocale è un mezzo per esprimere non tanto ciò che dico, ma quello che esce dal suono, quindi percepisco la voce come un beat, come un impulso, come una nota, non tanto per quello che sto dicendo, quindi la maggior parte dei testi sono dei testi pop, dei testi d'amore, dei testi che vivo in maniera distaccata, quindi non penso davvero a ciò che dico. Okay. Sì, la maggior parte. La maggior parte ci sono dei stati testi anche dei casi magari un po' più personali. In alcuni casi, come nei progetti futuri che verranno, ci saranno dei testi che sono un po' più ad hoc. Sì, un po' più ragionati. Sì, diciamo che è un'evoluzione, non è che l'ho sempre pensata così, quindi la penserò sempre così per tutto il resto della mia vita. Diciamo che è un percorso, sto cercando di crescere e di maturare. E in che lingua sono? I primi album che abbiamo fatto uscire due album, uno è Andan, volume 1, e poi abbiamo fatto uscire Mega, e sono in inglese. Come mai la scelta dell'inglese? E non il piemontese. Decisamente più musicale del piemontese. Per il suono. Proprio per quello. Sì, per il suono. Ma la vera sfida è fare un pezzo in piemontese. Dobbiamo farlo. Potremmo anche provare. Che miseria. È che non lo so il piemontese. Palco, live. Avete paura del palco oppure vi piace stare sul palco? Con loro, penso che non ci siamo musicisti più rilassati di noi qua quando suoniamo insieme. Esatto, cioè. Penso che senza paura. Sì, il concerto, l'ultimo che abbiamo fatto poco fa, è appunto una dimostrazione di quello che, che facciamo sul palco, cioè nel senso che ci mettiamo veramente in mutande, appunto, e facciamo tutto quello che ci viene in mente, e il pubblico spesso e volentieri capita che magari non sia d'accordissimo con le nostre scelte musicali, però alla fine noi ci, appunto, fa parte del gioco, ci mettiamo in gioco e facciamo tutto quello che ci capita. Senza preoccuparci tanto. Qual è il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Come slow jam, cioè come band e basta. La serata per me più bella è stata al Jazz Club di Torino. Bellissimo. Perché era la prima volta che suonavamo a Torino. Non ci aspettavamo assolutamente il locale fosse così pieno, perché era stracolmo di gente. Veramente inaspettato. Abbiamo suonato, che mi ricordo io, particolarmente bene, e c'è stata una risposta dal pubblico che è stata assurda, la gente era gasata. Cioè, è stato esatto. Io ogni tanto mi riguardo ancora il video dell'ultimo pezzo che abbiamo fatto, perché alla fine c'è un'ovazione che è stata la prima volta che abbiamo ricevuto una risposta così. Da un punto di vista invece, cioè con loro abbiamo suonato a Torino, tra l'altro il 5 e il 6 dicembre, cioè da poco, con un music teller, uno storyteller, si chiama Federico Sacchi, al Teatro Gioiello, e lì tanta emozione perché era un altro contesto, un altro tipo di format, non suonavamo pezzi nostri, ma era uno spettacolo, avevamo un copione,
e anche lì la risposta del pubblico è stata incredibile, il teatro era pieno, quindi è stata una cosa molto più professionale, diciamo, perché appunto suonavamo in servizio dello spettacolo e non perché, cioè, come abbiamo detto prima, facevamo un po' quello che ci sentiamo di fare. Poi i temi di cui io sono particolarmente sensibile, un po' appunto tutto il contesto è stato molto forte. Avete qualche scaramanzia prima di salire sul palco? Ma nessuno. No, quando, ma perché appunto, cioè, siamo molto rilassati quando suoniamo insieme. Io mi permetto di dirla questa cosa, non era una preghiera in termini religiosi, però prima dello spettacolo a Torino, appunto questo recente che abbiamo fatto, mi sono preso un attimo per meditare, più che una scaramanzia ho cercato di creare un rituale per calmarmi, perché appunto era una situazione molto diversa. Che cosa non deve mai mancare del vostro spettacolo? L'improvvisazione, sì, sì. La follia, diciamo. La follia, sì, ma anche sì. Sì, l'improvvisazione, il passaggio, l'interplay. È un genere, il nostro, che se non sappiamo bene dire che genere è, però bisogna è un insieme di generi in cui suonare guardandosi, ascoltandosi è fondamentale, quindi lui fa una cosa con la batteria, Leo lo segue, io seguo loro, Paolo segue tutti, quindi andiamo avanti così, soprattutto tra un pezzo e l'altro. Magari abbiamo sempre dei canovacci che sono i nostri pezzi, tra uno e l'altro facciamo sempre delle cose diverse. Importanza all'aspetto puramente estetico della performance, abbigliamento, visual, allestimento? Direi no, in maniera magari non standard, ecco, perché vederci forse, così potresti passare direttamente alla domanda successiva. Sì, esatto. Però effettivamente cerchiamo di essere un po'... Ma forse più personale, esatto. Cioè, non è una questione di band, no. Cioè gli slow jam sono quella cosa lì, e si vestono in quella maniera lì, cioè Paolo Longhini si veste in quella maniera lì, Leonardo Barbierato si veste in quella maniera lì, Lorenzo Mori si veste in quella maniera lì, capisce, tutti. E Davide Mancini si veste in quella maniera lì. Che strumentazione portate sul palco? Come organico, noi siamo una batteria, un basso, tastiere e voce e chitarra. Capita a volte che Paolo suoni il sax, il flauto o la cabasa. E sono sempre momenti bellissimi. Capita che io suono il talkbox, lui ha un multipad con cui suona delle cose più elettroniche. A volte percussioni. Percussioni, e Leo ha una sfilza di pedali, sì, che fanno tutti più o meno lo stesso rumore. Ne bastano uno. Però cattiveria. Sono bellissimi. Basterebbe solo uno. In realtà dico così, ma sono io che ti ho stradato ai pedali. Tastiere? Che tastiere uso? Tastiere ne ho parecchie. Quella, ho sempre un piano elettrico, una Nord Stage, che è quella che uso per tutti i pezzi che ho, per tutti i live, che sono sicuro che quello armato va bene sempre. E poi la seconda può essere un synth, secondo me, più analogico, che può fare più noise, più rumore, più effetti vari, oppure un'altra tastiera che magari è più un campionatore o un synth, un altro synth secondario. Voi vi siete formati in che anno, quindi, nel? 2017. Il lockdown vi ha dato possibilità di esplorare maggiormente il vostro progetto, oppure vi siete fermati? Direi non troppo. In realtà l'opposto proprio. È stata proprio una frenata. Un momento di crisi abbastanza forte, che per fortuna è finito e anzi è migliorato molto, sì, dopo questo periodo di crisi la situazione, almeno per quanto mi riguarda, è decisamente migliorata. È come se ci fossimo schiantati contro un guardrail. Sì. Nel 2021. E poi abbiamo fatto un po' di fisioterapia, sì. Ci siamo rimessi un attimo in piedi e ci siamo rimessi a posto tutti. Adesso abbiamo le gambe bioniche. Come vi vedete a 5 anni? San Siro.
Sansiva Cataone. Secondo me. Sì, sì. Io ho almeno 45 copie vendute del nostro bigliettino da visita. 45 almeno. Da qua a 5 anni, no, diciamo, non abbiamo effettivamente mai parlato di questo, di questa cosa, sì, quindi forse la lungimiranza non è il nostro forte. Social li usate, non li usate? Siamo bravissimi, siamo terribili. Stiamo imparando, diciamo, è una scuola costante, mettiamola così. E non impariamo mai. No, non impariamo mai veramente. Siamo terribili, la gente non ci capisce. Siamo terribili. No, in realtà guarda che siamo un po' esagerati, quindi... siamo sui social, siamo più o meno come siamo nei live, sì, quindi facciamo veramente un po' quello che ci pare, esatto. C'è un umorismo interno della band che chi ci segue da più o meno dall'inizio ormai ha capito, comunque sta capendo, e quelli che non ci conoscono magari potrebbero ritrovarsi un po' spaesati. Ecco, sì, sì. Quali sono i vostri riferimenti social? Principalmente Instagram, sì. Facebook, sì. Facebook più. Ma dovremmo farci come Slow Jam, sì, esatto, sì, come Slow Jam. SLWJM, esatto. Band. Poi, vi fate dare una mano da un'etichetta discografica per promuovere la vostra band? Grazie a Dio no. No, sì, abbiamo avuto brutte esperienze, quindi siamo abbastanza, ci abbiamo provato, autosufficienti, ci abbiamo provato più volte, ecco, yeah. Okay. Però sì, ci piace essere indipendenti. Precisamente. Avete dei progetti futuri? Sì, chiaro, sì. Assolutamente. Che sono? Abbiamo nuovo album. Beh, adesso abbiamo fatto uscire questo disco natalizio registrato in una giornata, partendo da zero proprio fino al lavoro finito, e adesso abbiamo, poi a breve uscirà un singolo nuovo che sarà l'anteprima dell'album, che uscirà non si sa ancora bene quando, ma presto. Comunque a breve. Sì. 2024. Video musicali? Video musicali ne abbiamo fatto uno per il nostro singolo, sì, del disco Mega che abbiamo fatto nel 2021, e con Giada, che è una nostra amica ballerina molto brava. Molto brava. Abbiamo, sì, fatto un video, anche quello abbastanza strano, ma però... Cioè, sì, semplice, quello diciamo, si trova, che sì, quello si trova su YouTube, era La Film Battu. È servito, sì, esatto, il singolo era quello. L'abbiamo strutturato in modo tale da presentarci, cioè tutto il video, esatto, era fatto, prima si vedeva ogni singolo elemento e poi, In contesti un po' diversi, e poi tutti insieme che suonavamo, quindi, esatto, era proprio una presentazione, diciamo. Tre progetti artistici o gruppi o solisti che bisogna assolutamente conoscere. A me piace molto Mac Miller, sono andato veramente in fissa con lui, un autore, un artista spagnolo che si chiama Juanito Macandé, e anche lì sono abbastanza impazzito. E in terzo, probabilmente adesso, cioè il primo nome che mi è venuto è Corey Henry, perché ha tanti progetti diversi che vanno dal funk al gospel. Io ti dico, un Piero Ciampi, che non c'entra nulla, che però è sempre, funziona sempre per me. Kamasi Washington, che è un'altra cosa che Jay, suono. E terzo, ma la pianista, ti dico Glasper, Robert Glasper, così. Io a Brucio ti dico, ma perché non l'ha detto Davide? Hiatus Kaiotic. Grazie. Secondo ti dico Zappa, Frank Zappa. Terzo ti dico i Pantera. Io dico Slogan, prima di tutto. Grande! Poi dico Charles Mingus e i Deftones. Oh yes! Molte grazie, ciao ciao! Grazie a te, ciao! Ciao, grazie!